Bentornati sul canale di Access00, bentornati a un nuovo episodio di Kirby e la Terra Perduta. Mi vedete in orto nevoso, mi vedete con monete diverse, con quantità di monete diverse. Perché? Perché mi sono fatto un giretto anche alla parte di Meraviglia e ho trovato un po' di monete in giro. Ho visto che c'è un livello che ancora non possiamo sbloccare perché mi manca un potenziamento che si chiama Tornado Cignerino. E questo invece, per esempio, Bomba a Tempo. Ok, quindi dovremo trovare dei potenziamenti e dei progetti comunque per procedere. Allora, questa volta facciamo un po' in maniera inversa rispetto a come faccio sempre, cioè prima di solito faccio il livello, poi questi tesori. Stavolta partiamo dai tesori, così da completare questa zona e poi andare nella nuova area, nella nuova isola, che forse sarà quella finale, non lo so. Rotola e lancia, spino pasticcio alla prova. Spino pasticcio, ah, è quello lo spino pasticcio, bellissimo. Bellissimo lo spino pasticcio. Più che altro, credo di dover rompere quei blocchi, a occhio e croce, presumo. Sì? Non doveva andare così. Raccogli e lancia, tieni premuto B e rilascia. Eh? Ma è bellissimo. Mica lo sapevo di stabilità io. No, vabbè. Quando è qua c'è questa abilità? Scusate, c'è sempre stata. Ma è bellissima. Sono pucciosi. Riescono ad essere estremamente pucciosi anche i nemici qui. Dai, ma che figata è! Non avevo idea si potesse fare tutto ciò. Non avevo minimamente idea. Cavolo, questo potenziamento sta diventando tutto insieme uno dei miei preferiti in assoluto, quindi. È estremamente utile, perché togli non solo di mezzo i nemici che prendi, ma anche quelli ai quali lanci. È bellissimo. Tra l'altro aumenta la velocità anche quando hai il potenziamento attivo. Cioè quando premi B aumenta anche la velocità, quindi diventa una figata pazzesca. È pazzurdo. Stupendo. Togliamo di mezzo tutto, perché anche sì, tanto ne basta uno in teoria per fare le cose fatte bene. Ok, via. Per la verità non aumenta sempre la velocità. La velocità aumenta quando prendi cose. Allora aumenta. Non sempre. Dove devo andare? Ok, via su. Ah, sei già alla fine? E ho fatto schifo. Ho anche fatto schifo all'inizio. Va bene, va bene, va bene. Addirittura solo per 10 secondi. Cioè, se non morivo alla fine, all'inizio e non... E capivo subito come utilizzare questi oggetti, magari ce la facevamo anche alla prima a prendere l'obiettivo. Bellissimo. Vedete perché serve fare anche questi tesori? Perché ti spiega anche come utilizzare poi in maniera efficace i vari potenziamenti che vai a prendere. Non è una cosa banale, per niente. Attenzione, porfo auto, accelera e vira. Circuito di nastri. Come vira? Mica è una nave, è una macchina. Perché vira? Dove siamo di preciso a navigare? Questa non l'ho capita, ma va bene. Pucomorfosi. E via palla. Ok, più o meno a palla. Abbastanza a palla. Teniamo pure il turbo attivo. Tanto è inutile rallentare in questi casi. Si va a palla sempre e comunque. Tipo per morire meglio, no? Per non capire che lì c'erano. C'era il vuoto e dovevo saltare. Grande, Ale. Geniale, geniale. Sei un genio. Genio della natura. Qui bellissima sta parte. Ok, Ale, calma. Ale, calma. Ale, calma. Come 27 secondi? Di già, siamo già... Cioè, sto già rischiando di non finirlo. Potevo fare un salto diverso lì? Perché ho visto c'era un'altra strada. Tipo qui. Potrei saltare centrale per avere più slancio. Qui già tanto se la facciamo per intero. Questo mi ricorda un po' i giochi vecchi. L'ultima parte, invece. Dove bisognava saltare per arrivare alla fine. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Giochi vecchi, intendo un gioco per Commodore 64 con la palla, dove dovevi saltare sulle piattaforme. Non mi ricordo assolutamente il titolo, però era stupendo. E intanto, zitti zitti, quatti quatti, ci siamo portati anche a casa anche il tesoro Morfo Auto. Magari poi lo dico anche in italiano, con calma e per piacere, non vi preoccupate. Monete, ottimo, ci servono per poi potenziare i progetti, ok? Quindi, passiamo pure all'isola proibita. Ci siamo, ragazzi. Ci siamo. Mi servirebbe un altro tesoro, così da potenziare un ulteriore oggettino che abbiamo, tra l'altro.
casa, un progetto c'è da potenziare, quindi dovrei trovarlo prima o poi da qualche parte, ma non perdiamoci in chiacchiere. Il deserto all'origine della vita. Tre soli Waddledy. Più i tre nascosti, quando dico tre soli Waddledy intendo sempre quelli che in teoria si trovano nel livello senza fare azioni particolari. Ok. Cioè, mi ridai già cibo? Qui che c'è? Monete rosse. Ma ci si può salire qui? Ah, vedevo che calava la sabbia, ho detto magari ci si può salire in qualche modo, invece no. Scusi, sa com'è? Ok. Non so, spacchiamo sto coso? Boh, ci ho provato, magari ho detto sblocchiamo roba segreta, che ne so, tipo di qua. Sembra un livello dove non si vede assolutamente niente. Cioè, non è che sembra, è un livello nel quale non si vede assolutamente niente. Maledetto! Vieni qui! Ah, potenziamento! Esploratore nobile! Sei con noi! Un po' meno, ok, che meno. Togliamo di mezzo... Cos'è questo coso? Un serpentello? Perché un serpente... Certo, nel deserto ci sta, per carità, però... Fa un po' paura. Ok, proseguiamo, c'è uno scrigno, poi vado sulla sinistra a vedere se c'è qualcosa di là. Quindi ci saranno da prendere sti cosi verdi. E qui c'è roba. Non so dove, ma qui ci sono cose. Che diamine? Non ho capito, è una nuova parte di livello o è semplicemente una zona che è raggiungibile anche da questa parte? Come è fatto sto livello? Sconfiggi lo squishy smarrito. Ah, ok, perfetto, bene, quindi quella era una zona segreta. Scusatemi, ma... Aspettate un po'. Si può mangiare? In teoria sì. Qui c'è uno scrigno, ma non ho idea di come... aprirlo. Perché è sotto. Ah, ok. Ho appena capito come aprirlo. Perfetto. Scusi, si sposti. Gentilmente. Ah, eccolo qua, come aprirlo. Grandi. E questo è il terzo, infatti deve essere prima allora il secondo da qualche parte di qua. Perché è come aver scorciato praticamente a passare dove siamo passati noi. Abbiamo fatto una scorciatoia pazzesca. Ottimo. Statuina. Bene. Per fortuna i potenziamenti della bocomorfosi non sono a tempo, perciò si riesce comunque a fare un po' tutto con calma. E vuol dire tanto, almeno per quanto mi riguarda. Ah, è vero, si possono attivare anche col vento senza che io mi sposti, in teoria, sti pulsanti. Dovevo farci caso prima, avremmo semplificato di brutto il tutto. Qui c'è niente? Aspettate un po'. No, non vedo niente nella zona sottostante, quindi in teoria io passerei oltre. Bello, ma molto, molto, molto dispersivo sto livello. Decisamente dispersivo. Non è male, eh? Intendiamoci, non è un male, non è affatto un male, però è dispersivo. Allora, questo tipo che cos'è? Questo l'avevo visto anche da lontano, ma non ho idea di come prenderlo. Più che altro non ho capito bene dov'è. Cioè, ragazzi, l'ho preso, no? Quindi non mi ci vuole la boccomorfosi, ma il nobile esploratore, immagino, per prendere quello. Anche perché questo più di tanto non è che può saltare, non è che può stare in volo, perciò presumo proprio di sì. Se tolgo la boccomorfosi la posso riprendere, vero? Ok, allora fatemi provare a fare una cosa, magari posso... Esatto. Non ti toglie il potenziamento, mi sono ricordato dopo. La boccomorfosi non toglie il potenziamento. Esattamente. Cosa? Colpisci tre obiettivi volanti. Quindi va fatto per ottenere un Waddledy. Era abbastanza chiaro, che fosse per quello. Però, ok. Allora, procediamo. Procediamo da che parte? Perché
Allora, a sinistra abbiamo visto che si può andare. La freccia ti manda a sinistra, quindi noi andiamo a destra. Cioè, è ovvio, no? Okay, ragazzi. Porca miseria. Cignerina! È il suo tornado, quindi, quello che dovremmo andare a sbloccare in qualche modo. Ma siamo potentissimi. No, vabbè, ma poverina. Sconfiggi Cignerina usando il morfo anello. L'ho fatto giusto, sì, ma vieni qui. Ma vieni qui che l'ho fatto giusto. E lì c'è un Waddle di nascosto, tra l'altro. In alto a sinistra. Ora ve lo faccio vedere. C'è un Waddle di... Come ci arrivo io lì? Aspettate un po'. Tanto non lo perdiamo, quindi è ok. No. Sì. Kirby, si fidi. Venga qui. Perfetto, ottimo. E qui come ci arrivo? Ah, forse è l'ultimo e si sblocca con le pietre verdi. Molto probabilmente è l'ultimo da prendere quello. Ok, ok, ok. Allora, con calma, abbiamo fatto una specie di scorcia. Progetto, dimmi che è... Non spino di cristallo. Ma forse ce l'abbiamo già il progetto per il tornado cignerino, eh? Magari semplicemente devo sbloccarlo io. È probabile che lo debba semplicemente acquistare. Ok, scendiamo pure. Facciamo un po' di pulizia, così magari vediamo se sotto c'è qualcosa nascosto. C'erano delle monete, bene averle trovate. Questo... ti pareva? Sì, lo vedo che le frecce mi indicano a destra, ragazzi. Lo vedo, ma io sta zona l'ho praticamente esplorata. No! Oh, cavolo. Abbiamo il potenziamento giusto, in teoria, però... Allora, io devo andare lì e attivare quelle turbine. Quindi, facciamolo. Uno. No, no, Ale! Porca miseria. Meno male, c'era subito la roba da riprendere, il cibo. Ok, attivato tutto. E l'ultimo aggiugino verde è sbloccato. Tra l'altro ho appena visto un... Com'è che si chiamano? Quelli a cui si spara, ok? Non mi viene in mente. È lì a sinistra, guardate, ora ve lo faccio vedere. Ah, ti fa la scaletta addirittura per arrivare in fondo. È che non ho più il potenziamento giusto per prenderlo. Eccolo qua su, vedete? Magari ne troviamo un altro qui? Vediamo, perché qui c'è comunque una stella. Qualcosa sarà pure questa stella. Ok, proviamoci. Che cos'è? Ale, per procedere, non è per... Sei un idiota, Ale. Ormai è andata così, che vi devo dire? Ormai è andata così, c'è poco da farci, no? Quindi, mi sembrava quello finale da prendere, quello laggiù. Perché l'avevo visto, mi sembrava dorato. Ma forse non è la fine, dai, aspetta, Ale, magari non hai sbagliato. Vai così, grandi, ottimo. Bella sta parte, mi piace un casino. Godiamocela. Piuttosto di pensare di aver sbagliato. Godiamoci sta zona che secondo me è una figata pazzesca. Allora, quello che credo di dover fare è far cadere questo coso. Magari col tornado? Magari non morendo, Ale. Sali, sali, Kirby. Eccolo là. Ok, morfonello. No. Aia. Aia, veramente. Ok, allora, con questo io ora posso ripulire sta zona e far cadere sta geggio, giusto? E c'è anche uno scrigno. Cavolo, grandi. Ottimo, ottimo, ottimo. Saltiamo oltre e altro scrigno. Dimmi che c'è qui dentro. Waddle Dee Sea. E il secondo, infatti, allora era il primo, ce lo siamo persi. Porca miseria. Mi sono perso un anello in Waddle Dee. Da! Succede. L'importante è divertirsi giocando. Alla fine Kirby vanno bene anche così, i livelli. Basta divertirsi. Se poi mancano, mancasse, sì, mancasse qualche Waddle Dee, sappiamo dove tornare a prenderlo. Che perché praticamente l'abbiamo fatto, quindi non è che ci voglia poi molto. Ale, occhio. Fai veloce. Non stare non sbagliare soprattutto. Ok. Io credo di potergli saltare sopra comunque a sti cosi. Perfetto. Non voglio rimanerci schiacciato.
Via. Poi togliamo questo. Vai. E torniamo indietro. E altro Waddle Dee. Ok, alla grande. Mi sembrava quello finale a me lassù in alto. Perché poi c'era anche la boss fight, no? Da fare lì in fondo. Quindi ho detto, ah, è quello finale. Ho dato proprio per scontato. Procediamo, procediamo. Bello questo potenziamento. Mi piace un botto. Questo è quello della macchina. Secondo me sono quelli più divertenti. Il tubo... dipende. Il tubo dipende. Non lo è sempre, lo è spesso, ma a volte è più una rogna che altro, onestamente. Non c'è assolutamente niente, vero? No. Con questo li faccio fuori grandi tutti insieme. Grande Kirby, cavolo. Cosa vuoi dalla mia vita, serpentello? Togliti di me. Ah. Mamma mia. Meno male ero girato di traverso, perché altrimenti col cavolo. È vero, Spelli. E saliamo su. Questa sarebbe la zona finale? C'è qualcosa che mi sto perdendo, tipo? No? Ok. Se io vado dietro? Sembra di no. Ma vabbè, è sempre meglio essere sicuri. Va bene così, ottimo. Grande Kirby. Sì! Peccato perché i Waddle Dee. Per quei Waddle Dee. Più che altro io comunque di obiettivi volanti ne ho visti uno. Ma il terzo dove diamine era? Insegna di Lighton Works. La compagnia Lighton Works era una società che investiva molto nello sviluppo e nella ricerca in ogni settore: elettronico, ecologico, scientifico. Alla fine questa compagnia si divise, dando origine a molte aziende che iniziarono a sfidarsi in una competizione assidua e spietata. Divodrillo, bellissimo. Un nuotatore robusto dalla mandibola potente. Fluttua sulla superficie dell'acqua in attesa della preda. Ha la pelle dura come una corazza e ti servirà ben più di un'abilità per sconfiggerlo. Perché non provi con la bocomorfosi? In effetti. Interruttore pannello solare. Ok. Quanti ne avevamo presi? Così tanti, non mi sembrava. Il Kirby Morfocono. Anche questo è carino come potenziamento. È più che altro è utile, più che carino questo. Kirby ottiene la misteriosa bucomorfosi mentre viene trasportato via da quello strano vortice. Ora può infilarsi in bocca un cono assumendone la sua forma e usarne la punta per aprire crepe nel terreno o far scoppiare tubature. Kirby, sei un cono incontrollabile. Fantastico. Che bello però che era anche questo Kirby da giocare. Mi dispiace di aver avuto tutti quei problemi e non aver potuto portarlo quando era il momento. Tutto insieme, tutto di fila. Vi chiedo davvero scusa per quello. Caccia all'oasi, il prossimo livello. Ma io non volevo il prossimo livello. Volevo un altro livello sfida possibilmente. Me ne sblocchi qualcuno? Grazie. Basta chiedere e Kirby dà. Perfetto. Alla grande. Buono così, buono così. Quindi tesoro spada mega. Perché anche sì, ragazzi, c'è scritto spada, c'è scritto mega, anche sì. Cioè, vuoi mettere? Vuoi mettere? Taglionetto, spada mega alla prova. Spada mega non è che va messa alla prova, spada mega va disintegrato tutto, punto e basta. Quindi, ok, allora, vai così. E vai così, addirittura abbiamo anche fregato il tizio che ci voleva prendere malamente. Doppio. Grandi. Circolare. Yes! Grandi così! Quindi se colpisci più di tre volte, il quarto è un colpo circolare. Bellissimo. Letteralmente bellissima sta cosa. Uno, due, tre e quarto circolare. Fantastico. Uno, due, tre, quarto. E addirittura guardate che range che ha, eh. Perché fa un doppio cerchio, mi sembra. È bellissimo. Cavolo, è potentissima sta spada. Qui addirittura, se stavo fermo nel centro, potevo prendere tutti e 9 i nemici insieme. Era veramente epica come cosa. Doppia boss? Ma perché non 4, già che ci siamo, no? Ma, porca miseria. No, Kirby. Ok, ottimo. Aia, non ottimo. Ma va bene anche così. Kirby, togliti. Bravissimo. 1, 2, 3, 4. Grande. Ok, togliamoci di qui. Le boss fight a me fanno perdere un botto di tempo tutte le volte, c'è poco da fare. Ok, era quello che volevo fare, continuare a colpire entrambi senza muovermi. Per avere il colpo circolare a segno. Aia, sto prendendo troppi danni. Ok, grandi, ottimo.
gli ultimi colpi erano a caso, non importavano. Ma li ho dati, l'importante è quello. Come siamo andati rispetto all'obiettivo? Oh, di 4 secondi, mica male, eh. Per essere la prima volta, mica male. Tra l'altro queste manco mi riescono di solito. Non riesco mai a farle, quindi 3 stelle. Sapete no che vuol dire questo? Che adesso possiamo tornare alla città dei Waddledy. Esatto. E andarci a sbloccare una delle abilità che avevamo già portato al nostro mastro artigiano. Che cos'è? I 180 Waddledy che hai salvato hanno collaborato per ricostruire le postazioni di gioco. E ora è possibile accedere al minigioco Rotola Kirby. Cioè, ma qui cioè, quando ci torni... Quando ci torni c'è sempre qualcosa, eh? Volvere l'abilità Spino. Ma porca miseria. Dov'è il gioco? Prima volevo fare quello. Non so mica dove me l'ha messo io. Allora, qui c'era la zona di pesca. Ok, forse è su... Sì, l'abilità la potenziamo alla fine. Prima il gioco... No, aspettate un po' questo. No, questi sono i pacchi regalo. Ah, eccolo lì, ok. Ciao. Avvicinatevi. Non volete provare l'ultimo grandioso gioco arrivato in città? Sì, cari spettatori, parlo proprio di Rotola Kirby. Una volta devi provarlo anche tu, Kirby. Siamo noi che rotoliamo, scusa, eh. Ah! Oh mio Dio, questi li adoravo quando ero piccolo. Quando vuoi giocare basta che ti metti davanti al gioco e premi A. C'erano in legno anche quando ero piccolo questi cosi. Sempre adorati alla follia. Inclina il controller per guidare le palline fino al traguardo. Se riesci otterrai una ricompensa. Provando con le modalità difficili otterrai delle ricompense migliori. Gioca usando una. Non l'ho capita sta cosa. Allora, inclinazione iniziale. No, aspetta, facciamo che partiamo così. Ok, piace di più. E allora, gioca iniziale... Boh, c'è solo questo, quindi facciamo questo. Quanto mi piacevano. Sempre adorati. Wow. Sì, lo so, sembra una cavolata, ma in realtà sono molto divertenti questi da fare. Ci provo, eh. Ci si prova, ragazzi. Ci si prova. Yes! La parte sicura era quella a destra. Questa è se vuoi fare un tempo migliore. Allora passi di qui. Ma posso cambiare la difficoltà? Istruzioni, gioca usando uno. Sto premendo tasti, ma non li cambia. Forse ancora non mi fa cambiare difficoltà? Non mi dà nessun... Con nessun tasto posso fare qualcosa. Neanche inclinando. Quindi facciamo pure indietro. Forse per ora c'è solo questa. Magari mi sblocca la difficoltà dopo. Ah, infatti! Te la cavi molto bene in questo gioco, Kirby. Ti ho preparato qualcosa di più difficile. Proviamo subito. Lo so, ragazzi, mi piace. Mi dispiace. Ma mi piacciono troppo sti cosi. Allora, cerchiamo di vedere come posso inclinarlo tenendolo così. Sì, ok. Cerco di resettare sempre perché non si sa mai. Perfetto, partiamo. Come doppio. Oh cavolo. No, aspetta. Ho sbagliato. Fidati Kirby, fidati di me. Fidati di me, perfetto. Poi giù così, poi su, poi giù così. Grandi, ottimo. Bene in questo modo. Fai entrare prima lui e poi portiamo lui. Grandi così, perfetto. Non ho inclinato abbastanza. Tra l'altro ho fatto un bel tempo, mi sa anche. Comunque bene, bene, bene. Possiamo uscire perciò da qui. Vediamo un po' se mi sblocca anche il terzo. Lo facciamo, intendiamoci. Che credo sia quello più difficile, quello. Vedo tragedie. Spero ci sia una sola pallina da portare in fondo in questo coso. Questo coso malsano. Ok, proviamoci. No, no, aspetta. Ah, non ho resettato, accidenti a me. Tra l'altro, inclina in maniera un po' strana, obiettivamente. Aspettate, eh. Allora, vai così. Perfetto. Poi vai in questo modo. No, no, aspetta. Non così, Ale, non così. E non ho resettato... Ale, resetta.
Così. Ok, perfetto. Bene così. Ottimo. Molto, molto, molto meglio. Il che non implica che io ce la faccia, però. Passiamo di sotto, va. Non facciamo i fenomeni. Ok, piano, piano, Ale, piano. Che tra l'altro, poi, si guadagna tempo, sì? Sì, perché qui magari, bah, non lo so. Si guadagna tutto quel tempo a fare, a passare di sopra? Mica lo so io. C'è un po' di lag nella pallina. Nel movimento della pallina, ce l'avevo fatta! Ci rivediamo lassù! E yes, grandi così. Dicevo che c'è un po' di lag, nel senso che se tu inclini anche tutto da una parte, cioè tutto dalla parte opposta rispetto alla quale stai andando, non è che la pallina fa il balzo. Semplicemente rallenta e poi cambia direzione. È un po' strano, perché nella realtà, insomma, la fisica è un po' particolare, praticamente, questo che volevo dire. Quindi, attenzione. Bravo Kirby, hai superato tutti i livelli di difficoltà del mio gioco. Sapevo che ce l'avresti fatta. Per questo tenevo già pronta una sfida speciale creata appositamente per te. È la prova definitiva delle tue abilità. Si tratta di Rotola Kirby in modalità molto difficile. E dov'è? Puoi anche scegliere di giocare nella modalità più semplice. No, grazie. Cosa? Una figurina speciale come ricompensa per aver sbloccato la modalità molto difficile del gioco. Ah, grazie. Che cos'è? Ah, che ca... No, bellissimo! Waddle Dee Ludotecario. Su, il divertimento è qui. Questo Waddle Dee gestisce il minigioco preferito della città, Rotola Kirby. Gli altri Waddle Dee amano giocarci e quando iniziano non riescono a fermarsi. Ciò spiega perché al minigioco è stata aggiunta anche una modalità molto difficile. Praticamente io sono un Waddle Dee allora. Perché non riesco a fermarmi? E dov'è, scusami, la modalità molto difficile? Ah, eccola qui. Molto... No, vabbè. Comunque ti dà solo monete, vedo, a completarlo. Perciò, vabbè, ci provo io qualche volta, poi vi faccio sapere come va a finire. Tanto l'avete già visto qui com'è, quindi inutile farvelo vedere 27 volte. Però c'è soddisfazione a fare sta cosa. No, mi sono impaurito perché ho visto quella. Maledetta. A monte. Ci ho provato 3 volte. Non è andata benissimo. Arrivavo in cima e non riuscivo a farlo. Il giroscopio fa la sua. Ok. Però è molto divertente. Mi piace averlo scoperto questo minigioco, perché mi piace davvero un casino. Non credo che sblocchi altro. Magari fatemelo sapere nei commenti se sblocchiamo altro oltre alle monete. Nel caso lo faccio. Altrimenti se sono solo monete, a meno che non siamo a corto di monete, evito di farlo. Se vi va, fatemelo sapere nei commenti. Intanto diamo il progetto a Waddle Dee Armaiolo dello spino di cristallo, a quanto pare. Sembrerebbe una figata. Ok. Ora, una domanda. Ma io ho quello del tornado da potenziare? Il tornado cignerino? No. Allora possiamo potenziare direttamente questo. Ok, va bene. Spino pasticcio e mamma mia la potenza. Andiamo a 4 pieni da 2,5. Porca miseria. Che viene fuori da st'affare? Soldi ne abbiamo, per ora non c'è problema. Per ora ci avanzano. Arriverà il momento magari in cui mancheranno, però per ora non ci sono davvero problemi. Cos'è? Bello! Cavolo, che bello! Esteticamente è fantastico. Ora, proviamolo. Wow, e lasciamo anche la scia che sono convinto continui a fare danni, quindi. Sì, guardate. Quando lasci il potenziamento colpisci anche da lontano, davvero? Bellissimo, in salto. In salto acquisti velocità. Ma anche normalmente, però in salto fa quell'effetto che è ancora più figata. Infatti mi sa che fa 3 colpi, da basso invece quanti sono? Sempre 3, no, ok, ok, ok. No, vabbè, vabbè, bellissimo questo. Bellissimo. Questo è veramente anche molto utile. Questo è estremamente utile. Come sempre, ci salutiamo qui dal Waddle Dee Armaiolo. Io vi ricordo, se vi va, di lasciare un bel like al video, se il video vi è piaciuto, di condividerlo sui vostri social. Ovviamente, se vi va, se fa piacere, così mi date una mano a crescere come canale. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!